È venuto! Chi è venuto? La Befana! La Befana! Cosa mi ha dato? I librettini ha dato la Befana! È venuta la Befana! Ma è venuto davvero la Befana! Che cosa ti ha portato? Cosa ti ha portato? Cianfille careca! Ma quanti dolcetti, poi ti ha portato i libri. Sì, i libri. Questo è quello che ho portato ieri. L'altra volta. Qua c'è un altro culo. Wow, un'altra cioccolata. Sì. Questo è quello che mi dà sempre Emanuele. Ah, Emanuele, sì. Quello che vedo sempre con la mia macchina. Questo è ancora più grande di quello. Hai visto? Ma allora hai fatto bravo se ti ha portato queste cose la Befana. Sì. Sicuro? Sì, sicuro. Ma c'è... un lecca lecca. Sì. Io ne vedo un altro. Eh? Ah sì, un lecca lecca. Ma questo qua è quello che c'è su lì. È uguale. Ma quello su lì l'avevi mangiato, eh? Sì. E sono nuovi. Te ne ha portati altri. Sì. Ma anche i libretti, li hai guardati i libretti? Ah, sì. Non ti faccio mangiare. No, tu li hai guardati? Sì. Ti piacciono? Sì. Wow. Questo è di Nemo. È di Nemo. Questi sono come quelli della scuola. Ah, uguale. Sai che questo è uguale? Cosa dice la Befana allora? Sono stato bravo. Tu a lei cosa dici? Che sono stato bravo. Cosa devi dire che ha provato tutte queste cose? Grazie Befana. Gli mandi anche un bacino? Che dici? Sì. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Le immagini che avete visto prima sono di stamattina, perché è il giorno della Befana e quindi Mattias ha ricevuto la calza, anche se non è stato bravissimo, ma comunque la Befana ha deciso di fargli questo regalino. Noi adesso siamo in macchina perché stiamo andando al lago di Garda a fare un giro con un suo compagno di scuola. La fascetta che mi vedete addosso, questa qua, me l'ha fatta mia suocera, perché dovete sapere che io non uso i cappelli d'inverno perché mi danno fastidio alla testa, mi si gratta eccetera, e quindi utilizzo le fascette, e quindi me l'ha fatta lei. Niente, noi adesso stiamo andando al lago e se riesco vi prendo qualcosa, altrimenti ci riaggiorniamo dopo.
Allora, rieccomi, è il giorno dopo, perdonate se è un po' buio, ma fuori c'è un tempo pessimo e fa freddissimo, ma veramente freddissimo. Ieri non ho più registrato nulla perché poi siamo tornati da Riva, ho tagliato i capelli a Mattias e anche a Jobby, gli ho fatto la barba e i capelli, e poi ho steso le pizze, tra l'altro Mattias ha voluto la pizza a forma di trattore, perché ieri con i nostri amici lui ha scelto la pasta mentre il suo amichetto aveva scelto la pizza a topolino. E lui si è messo a piangere perché voleva la pizza. Siccome io la mattina avevo impastato la pizza, le ho detto dai stasera te la fa la mamma, che forma la vuoi? A forma di trattore. Allora ieri abbiamo fatto la pizza a forma di trattore, magari vi lascio qua la foto, perché è stato un momento bellissimo perché lui era tutto contento per una cosa così piccola. Infatti vi ho lasciato anche un post su Instagram dove vi ho scritto appunto il pensiero che ho fatto io, cioè di quanto è bello alla fine essere bambini, perché si è contenti per delle cose veramente piccole e a volte dovremmo veramente imparare da loro. Poi stamattina siamo andati a fare il vaccino dell'influenza, perché doveva fare la seconda dose un po' di tempo fa, però poi era malato e non siamo riusciti a farla, quindi l'abbiamo fatta stamattina e siamo andati a prendere anche delle cosine che adesso vi faccio vedere. Intanto dietro c'è Giambi che vi vuole salutare. E Giambi si è preso anche un barattolino, vero? Sì. Per fare lo slime, e lo abbiamo fatto adesso quando siamo arrivati a casa. E gli piace un sacco, vero? Sì. È un fluffy slime, vero? Sì. Fai vedere come, fai vedere come sei bello con i capelli tagliati. Li ha tagliati ieri la mamma. Fai vedere. Eccolo qua, e ha fatto anche il vaccino, è stato bravissimo. Guarda i brillantini. Sì, è voluto andare col papà stamattina e ha fatto il vaccino insieme al suo papà, vero? La mamma ha aspettato fuori perché può entrare solo un genitore. Ed è stato molto bravo, ha detto solo aia e basta, vero? Adesso il Mattias va a giocare, che la mamma fa vedere le cose che abbiamo comprato, ok? Allora, eccoci, adesso vi faccio vedere quello che ho preso, perché c'era una bancarella di frutta e formaggio, quindi ho preso la frutta e il formaggio, anche se in realtà in questi giorni dovrebbero consegnarcelo una ragazza qui del paese che ha la malga come l'altra volta, e poi sono andata al Ticotà a prendere giusto la tinta. Comunque vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, abbiamo preso al Bricco, perché era in offerta, siamo andati a prendere il silicone, c'era in offerta il pavimento, questo qua, a clip, in PVC, che è molto simile al nostro pavimento, quindi ne abbiamo approfittato e lo abbiamo preso. Ne abbiamo prese due scatole, perché dentro ogni scatola ci sono 2 metri quadri, e costava 16,30 euro al metro. Per finire la cabina armadio, ve lo fa vedere Giambi, come vedete è molto ma molto simile al nostro pavimento, e quindi ne abbiamo approfittato e lo abbiamo preso. E dopo Jobby in questi giorni, e quando avrà voglia, lo monterà. In teoria non serve colla, non serve nulla, perché si aggancia con questi dentini qua. Adesso bisogna capire bene come fare, poi Jobby lo farà. Si chiama Futura Light, se vi interessa cerco di inquadrarvi se Jobby mi aiuta anche qua il nome. E l'abbiamo preso all'Eurobrico. Futura Light 2331 click. E poi tutte queste sigle, comunque vi lascio qua, insomma potete leggere da soli. Poi sempre al Brico erano in offerta a 1 euro questi panni, quindi ho preso questo qua, panno spugna Magic Microfibra, costato interno in spugna, non so perché non mette a fuoco, extra assorbente, parte esterna in microfibra lucidante, lava, sgrassa, asciuga e lucida, ideale per tutte le superfici lucide della casa. È molto simile a quel pannetto che avevo preso per il bagno, però quello lì da un lato ha la microfibra diversa, invece questo qua è uguale da entrambi i lati, è molto ma molto morbido e veniva 1 euro perché era in offerta. Sempre nel cesto tutto 1 euro ho trovato questo panno della marca Brilla, con cui io mi trovo bene, solitamente la trovo dai cinesi, ed è in microfibra gommata, dice efficace senza detergenti, solo con acqua, prime cucina, pulito, perfetto senza aloni, ed è molto simile per consistenza all'Active Fibre. Ero lì al Brico e c'era anche il bidet Active Fibre, che sapete che uso per spolverare, per pulire la cucina, li uso anche per il bagno e mi ci trovo bene, perché comunque non va riasciugato, assorbono molto, non lasciano aloni, non lasciano pelucchi. Due panni costano 2,95 euro.
E poi ho preso questo qua con cui io mi trovo super super bene, che è l'Active Fibre per vetri e finestre, che utilizzo per i vetri e anche per pulire i mobili quando spolvero. Ce n'è all'interno uno, mi sembra che costasse sempre 2,95 euro. Sempre da Brico, Giobbi, ho preso per finire il lavoro che vi ho fatto vedere al piano di sopra, i profili che ha attaccato sul muro per, come dire, per coprire le giunture tra i mattoni e le perline, il silicone, questo qua acrilico bianco, che è un silicone verniciabile, cioè praticamente potete mettere sopra il colore, se andate a imbiancare potete imbiancare anche il silicone. È speciale per sigillare infissi, porte e finestre, fessure e crepe delle murature, scale, pannelli prefabbricati, giunti tra pareti e pavimenti. E ha preso anche i beccucci, sempre per il silicone. Da Tigotà invece ho preso due tinte, perché una la faccio in questi giorni, una la tengo come scorta. Queste qua che io uso sempre, mi trovo benissimo, della Belle Color. Io uso il colore numero 20, castano chiaro naturale, lascia i capelli super super morbidi e non li rovina. Infatti dice di origine naturale al 98%, naturale e trattamento ristrutturante, protegge, nutre e illumina, copre al 100% i capelli bianchi. Colorazione in crema permanente in 30 minuti. Questa qua mi trovo benissimo, quindi ne ho prese due confezioni. Poi ho preso la pellicola ultra aderente di questa marca che non ho mai provato, sono 30 metri e l'ho pagata 1,68 euro. Poi in cassa mi hanno detto se volevo questa piantina qua, vasetto realizzato in plastica riciclata, veniva 3,99 euro ed era per aiutare la ricerca pediatrica del tumore, quindi l'ho presa. Praticamente è un semino, da quello che mi hanno detto, da piantare. Infatti dice metti il terriccio universale nel vasetto inumidito con acqua e cospargilo di semi, ricopri i semi con uno strato di 1 cm di terriccio, mantieni la terra umida ma non troppo. Posiziona il vasetto in un punto tiepido e soleggiato in casa. Durante la germinazione rimuovi le piantine più piccole lasciando lo spazio solo per una. E questo qua si chiama tappeto di neve. La piantina. E Fondazione Città della Speranza. È un'iniziativa secondo me molto molto bella fatta da Tigotà. Poi vabbè, mascherine FFP2 perché non ne avevamo più. E poi mi hanno regalato questa crema corpo idratante, nuova formula 48 ore idratazione intensa con aloe e acido ianuronico, pelle normale e secca, è una crema leggera questa qua e basta, non ho preso altro. Poi alla bancarella che vi dicevo prima ho preso le clementine, queste qua che sono calabresi, ce l'ha fatta anche assaggiare una ed era veramente veramente buona. Adesso non so se qua magari c'è la marca. Agrumi Doc, nutriamoci solo di agricoltura italiana, Corigliano Rossano Cosenza. Comunque erano veramente buonissimi, li abbiamo assaggiati prima, uno mi è caduto. Poi ho preso le banane belle verdi, perché sapete che le prendo sempre verdi, così si mantengono di più. E poi abbiamo preso questo qua che è formaggio pecorino con all'interno le olive, me l'ha consegnato il signore perché mi ha detto che è adatto anche ai bambini perché è poco salato. E quindi ne abbiamo preso una formina e poi ho preso una provola, questa qua. In totale a questa bancarella della frutta ho speso 25 euro. Sapete che qua comunque la frutta è molto ma molto cara, però avendo preso anche il formaggio, insomma, per me il prezzo era assolutamente buono. Adesso sono le 12:10, quindi è quasi ora di pranzo, quindi io adesso preparo la tavola, Mattias farà un po' di pastina, noi abbiamo gli avanzi di pizza, quindi mangeremo quelli e noi ci riaggiorniamo semmai dopo. Allora, sono di sopra nella cabina armadio, Giobbi ha iniziato a mettere il pavimento, lo sta andando a tagliare, quindi abbiamo iniziato i lavori e come vedete lo ha agganciato con un click. E non c'è neanche fuga, questo mi piace molto. Ho il fiatone come sempre perché ho fatto le scale tipo 50 volte e questo è come sta avvenendo. Prima avevamo solo le perline, adesso quindi sto mettendo questo pavimento. Ovviamente abbiamo scelto questo pavimento senza star lì a guardare il grado di calpestio eccetera eccetera, perché comunque qui abbiamo solo i vestiti, cioè li ho solo io come vedete e li vengo a prendere.
Qualcuno di voi l'altra volta mi chiedeva se qua resterà aperto o no, verrà alla porta. E anche per la polvere, io la spolvero sempre e non abbiamo grossi problemi al momento. Allora, rieccomi, sono passate diverse ore perché sono le 18. Siamo dovuti riscendere a prendere un altro pacco di piastrelle di quel pavimento in PVC, perché per una sola, perché ne mancava una, non ci bastava, quindi abbiamo dovuto prendere un altro pacco. Non è tanto per il pacco in più, perché comunque costavano poco, però è per il fatto che per una piastrella siamo dovuti andare a prendere tutto. Però vabbè, sono passata anche da mia mamma con Mattias, che gli ha dato la calza della Befana. Infatti ce l'ha qua, perché anche dalla nonna è passata la Befana, gli ha preso la Befana, gli ha portato questa qua della Kinder, dove c'erano all'interno i Kinder Bueno, i Kinder Cereali, e cosa c'era ancora, i Kinder questi qua Maxi e i Kinder normali. E mi ha dato anche un po' di cappotti che a lei non stanno più, molto molto carini devo dire, magari non penso stasera, domani ve li faccio vedere. Nulla, io adesso vado ad aiutare Giobbe a finire di mettere il pavimento e dopo faccio una cena velocissima, visto che oggi abbiamo mangiato la pizza, stasera pensavo di fare un piatto di pasta. Adesso vedo di organizzarmi con cosa preparare, noi ci riaggiorniamo o dopo o domani. Allora, ho messo a farsi la cena, nel frattempo Giobbe ha finito di sopra di mettere le piastrelle. Qua sto provando stasera a fare l'orzotto e qua praticamente voglio fare tipo un passato di verdure. Ho messo a soffriggere uno spicchio d'aglio con del soffritto di carote e sedano, poi ho messo delle carote a pezzetti, delle patate a pezzetti e questi pomodori interi che mi ha dato mia suocera, che lei conserva nel vasetto, e poi ho aggiunto un pochino di acqua e un pochino di brodo granulare biologico. E adesso aspetto che si cuociano e poi vado a frullare tutto col frullatore, quello ad immersione. Scusate, ma qua mi suona il timer. Aspettate che lo spengo. Ok. Qua invece ho preparato l'orzotto e ho usato quello di Lidl bio. Adesso lo assaggio. Ha una cottura di 30 minuti e vi dico se è buono, perché spesso con l'orzotto c'è il problema che resta duro. Comunque io ho seguito le istruzioni che ci sono sulla confezione, ossia ho fatto 200 grammi d'orzotto per noi tre, perché diceva 70 grammi a persona. Poi ho messo per ogni 100 grammi di orzotto 0,75 di acqua, 0,75 litri, e l'ho coperto, l'ho lasciato cuocere per mezz'ora a fuoco lento. Negli ultimi 10 minuti ho aggiunto il sale. Comunque adesso lo assaggio, vi dico se è morbido, vi dico se è buono, eventualmente vi mostro la confezione, perché una di voi l'altra volta mi ha scritto che gli piace molto quando vi consiglio prodotti, insomma ve li faccio vedere. Quindi adesso lo assaggio e poi vi dico. E dopo vi faccio vedere anche il risultato finale di sopra, perché sono davvero soddisfatta. Ecco qua, ha finito, praticamente ci mancava solo questo pezzetto, e per questo pezzetto qua, per questa piastrellina qua, siamo dovuti andare giù a prendere l'altro pacco, come vi dicevo prima. Qui verrà la porta e dopo Giobbi rifilerà questo pezzettino della plastica. Qua continuerà con le perline e poi verrà appunto la porta, che faremo noi perché ci hanno chiesto un abominio perché è inclinata, quindi la farà Giobbi col suo nuovo attrezzo. Comunque questo qua è il risultato, a me piace molto perché è molto ma molto simile alle scale. Adesso vi giro e vi faccio vedere anche dall'altra. Ecco qua. È praticamente identico, quindi sono super soddisfatta. Ho provato a cambiare la prospettiva così magari vedete meglio. Questo è il risultato finale e come vi dicevo sono davvero davvero soddisfatta, anche perché il pavimento è costato davvero pochissimo ed è fatto molto bene, anche perché non ha né fughe né niente, quindi mi sa che è anche stracomodo da pulire. Ovviamente non sono neanche lì, non sono stata lì a guardare la qualità della piastrella, cioè del pavimento eccetera, perché ci salgo veramente pochissimo, salgo al mattino, prendo i vestiti e vengo solo per metterli a posto, non è un posto dove passiamo le nostre giornate, quindi va benissimo così insomma. Però sono soddisfatta perché piano piano stiamo finendo i lavori all'interno della casa.
abbiamo fatto le rifiniture anche qua col silicone che vi ho fatto vedere stamattina, quindi adesso anche qua è tutto perfettamente finito e rifinito, e anche di questo sono super soddisfatta, perché pian piano vediamo la nostra casetta che insomma prende forma. Lì dovremmo stuccare perché c'è un buco che è stato fatto probabilmente mentre si facevano i lavori qui a casa. Però come vedete adesso tutto inizia ad avere un senso anche lì. Non vedo l'ora di vedere tutto chiuso. Come vi dicevo prima, qui va una porta obliqua e per farla ci hanno chiesto davvero tantissimi soldi e secondo me non vale la pena. Quindi Jobby, visto che adesso ha la troncatrice, proverà a farla lui, vediamo cosa ne viene fuori. Se poi non viene bene ovviamente la faremo fare dal falegname. Ecco qua il risotto pronto. Ho frullato tutto come vi ho detto, ho messo sopra adesso il grana. Adesso andiamo a mangiarlo. Mi sembrava molto morbido, quindi dopo vi faccio vedere il sacchettino. Super super consigliato. Allora, rieccomi, sono ormai le 21:35. Noi abbiamo mangiato e ho sistemato la cucina e ho iniziato a montare anche il video, perché avendolo registrato in questi due giorni un po' incasinati non avevo idea di quanto durasse ed è già lunghissimo. Quindi adesso vi faccio vedere l'orzo e poi vi saluto, e i cappotti ve li faccio vedere in un prossimo video, anche perché sono lì abbandonati, non li ho ancora tirati fuori e quindi magari ve li faccio vedere prossimamente. Comunque adesso vi faccio vedere l'orzo. Allora, ecco qua, questo qua è l'orzo, vi inquadro la confezione, io l'avevo preso da Lidl e lo trovate nello scaffale dove ci sono tutte le cose bio, se non vado errata, e effettivamente in 30 minuti cuoce, non resta duro, quindi super consigliato, era molto buono e l'ha mangiato tutto anche Mattias, che come vi dico sempre Mattias fa sempre un sacco di storie per mangiare, invece mi ha detto che gli è piaciuto un sacco, infatti sicuramente quando riandrò da Lidl, al momento non mi serve niente, ma quando vado glielo riprendo, perché lo abbiamo mangiato davvero con piacere. Lì c'è ancora il sacchetto con i cappotti che mi ha dato mia mamma, che domani andrò a sistemare, anche perché domani mattina saremo solo io e Giambi, perché Jobby va a aiutare i suoi fratelli sempre per finire i lavori a casa dei suoi. Domani andrò a smontare anche, purtroppo mi dispiace un po', l'albero di Natale, mentre di qua avevo già iniziato a togliere qualcosina, però andrò insomma a togliere tutto il Natale. E invece qua sul tavolo, orzo a parte, avevo già tolto quasi tutto, è rimasta la candela che comunque la terrò perché mi piace un sacco. Ve la faccio rivedere se magari qualcuno è nuovo e non l'ha vista. È questa qua della Yankee Candle che mi aveva regalato mia sorella e l'ha presa su Amazon. Snow in Love, è davvero profumatissima. Ha un profumo molto delicato ma molto molto buono. E vi avevo anche detto nel video che sono rimasta molto soddisfatta perché erano imballate davvero bene. Mi aveva regalato questa e questa qua che era natalizia, e volutamente me l'aveva regalata piccola, che ormai ho praticamente finito, cioè se l'accendo si spegne in un attimo. Ed era molto buona anche questa, si chiama Christmas Magic questa qua. Però qua come vedete, a parte questo gnomo e quello lì che devo andarli a togliere, avevo già tolto tutto. Quindi anche domani sarà una giornata bella bella intensa, perché devo andare a togliere tutti gli addobbi, quindi ne approfitto anche per dare una bella pulita alla casa. E devo anche sistemare di sopra, perché abbiamo tutte le cose che abbiamo tolto dalla cabina armadio per mettere il pavimento nel bagno, e quindi dobbiamo imballare le cose che non ci servono, perché c'erano anche gli scatoloni delle decorazioni e tutte altre cose che avevamo messo lì provvisoriamente, e quindi dobbiamo sistemare anche lì. Quindi anche domani la vedo una giornata bella bella piena. Io inizierò domani mattina a fare qualcosina con Mattia, se poi il pomeriggio comunque ci sarà Jobby, e finiremo con lui di mettere a posto tutto. Vedo che mi è iniziato il Grande Fratello, quindi io vi saluto qua, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato anche in questo video qualche consiglio interessante, vi mando un bacione immenso e vi abbraccio forte forte, vi ringrazio come sempre per l'immenso affetto che mi dimostrate, e a me fa un sacco piacere ricevere i vostri commenti, rispondervi, leggervi, e sono super contenta veramente di voi, cioè della mia community, come si dice, di voi, quindi vi ringrazio tanto tanto. E nulla, ricordo a chi è nuovo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Ciao!